preso Giuseppe Maria. Oggi una ragazza scout ha accusato il presidente di abusi sessuali nei suoi confronti. La giovane scout sostiene che gli abusi sessuali hanno avuto luogo nello studio ovale. Non funzioneranno, la berranno mai. Non c'è bisogno che la bevano, dobbiamo solo fuorviarli. Fuorviarli e basta. Tutto qui, mancano meno di 2 settimane alle elezioni. Non può far scoppiare una guerra. Ma non deve essere una vera guerra, deve solo avere l'apparenza di una guerra. Non possiamo permetterci neanche questo. Cosa vuole che costi? Io sono un uomo di spettacolo, giusto? Perché venite da me, ve lo spiego. Vogliamo che ce la realizzi. Come? Volete che vi realizzi una guerra? Non una guerra, una rappresentazione, con una sua storia, delle canzoni, delle immagini, insomma la rappresentazione di una guerra. Quanto c'entra lei in tutta questa storia? Che cosa vuole che dica? Potrebbe fargli dire che tutti noi siamo preoccupati per il presidente. Dovreste fargli dire che tutti noi siamo preoccupati per il presidente. Tutti noi siamo preoccupati per il presidente. Non l'ha detta tanto bene, non l'ha resa giusta. Il presidente annuncerà la guerra con l'Albania tra circa 30 minuti. Dichiariamo guerra all'Albania. Motore, azione! Bene, ora mettile il villaggio dietro. Dal tetto più fumo. Che ne dici di un po' di grida? Raramente l'America ha assistito a immagini più toccanti in cui siano coinvolti esseri umani. Non è incredibile quello che possono fare. Fantastico. Ma non credi che ho esagerato? E sai, come disse Platone? Che disse? Non ha importanza come cazzo ci riesci se ci riesci. Oh, stiamo cominciando a decollare. Il mondo è in ansia, ma non c'è nessuna guerra. Ma certo che c'è, l'ho vista in televisione.